Salve, questo è il mio canale. Nemmeno io so come pronunciare quel nome, non l'ho deciso tanti anni fa e... Comunque, questo video è per spiegare che cosa faccio. E non solo sul canale, perché molte persone non sanno che, per esempio, io sono anche su Instagram e così via. Oppure pensano che io sia una persona che parla solo di Steven Universe. No, io parlo molto di Steven Universe perché è un argomento molto richiesto. Ma in realtà io voglio parlare di tutto quello che mi riguarda. Pubblico 2 video alla settimana, o almeno l'intenzione sarebbe questa. Vivo in montagna e qui non c'è una grandissima connessione. In realtà non c'è proprio, cioè non c'è la fibra. E quindi vedo persone che scaricano senza problemi 1 gigabyte di roba, quando per me 1 gigabyte sono ore di download. Controllate comunque di essere iscritti, perché c'è gente che crede di essere iscritta ma non lo è, o che non ha attivato la campanellina, un disastro terrificante. Io ho anche un canale Telegram, e sul canale Telegram ogni giorno a mezzogiorno consiglio un film. Non d'animazione, un film di qualsiasi tipo, di qualsiasi epoca, di qualsiasi nazione. E se c'è un film appena uscito che mi interessa particolarmente, ne parlo. In più, su quel canale Telegram, ogni tanto ci sono anche le tag opinion, o le other considerazioni, o le ed opinion, ovvero una serie di cose dedicate agli altri membri del canale che hanno la loro opportunità per esprimere la loro opinione. In più, da lì si può accedere anche un gruppo in cui si può chiacchierare tutti quanti assieme, quindi potrebbe essere interessante per voi. In ogni caso, su Instagram faccio lezioni di qualsiasi cosa, dalla sezione aurea a qualsiasi cosa mi venga in mente inerente al cinema e all'arte, ma faccio anche un po' di posta del cuore, dando consigli alle persone in tutte le cose che mi possono riguardare o su cui ho effettivamente un'opinione, e beh, diciamo che in quelle storie faccio un sacco di cose. Provate a guardare! Sappiate che quelle storie sono disponibili anche su Facebook, che ho anche Twitter, anche se non lo ignoro la maggior parte del tempo, e Twitch, che presto arriverà, mi auguro al più presto. Altra cosa che arriva presto sono gli abbonamenti al canale. Mi serve un foglietto per ricordarmi come funzionano. Allora, gli abbonamenti al canale sono degli abbonamenti, quindi dovete pagare ogni mese e dovete scegliere voi di farlo. Non siete costretti, il canale resta così come vedete, non cambia assolutamente nulla. Chiunque abbia fatto un abbonamento anche solo da 1 euro riceverà un badge di fedeltà, ovvero un simbolino, che sarà un Pokémon in questo momento, ma magari un giorno lo cambierò, che apparirà accanto al vostro nome per far sapere che siete abbonati, da quanto siete abbonati e così via. Avrete accesso a un sacco di video privati, video dove ci sono cose mie private personali, il video del gamberetto. Vi piaceva il video del gamberetto, vero? Eccolo, è lì. Non posso renderlo pubblico, ma potete accedervi pagando. Mi dispiace, non è stata la mia intenzione, ma ho scoperto che se il pubblico è limitato, posso effettivamente mostrare video in cui parlo di cose molto più private, intime, personali. E sono anche altri livelli di abbonamento, come l'abbonamento da superfan, dove avrete accesso a tutti quanti i miei video e in più anche alle live, delle live che farò in segreto per discutere personalmente con tutti voi di quello che volete e che potete richiedere l'argomento che volete per parlarne. Oltre che il terzo livello, la persona stupenda, che vi darà priorità addirittura sulla visione di video, in modo da fare anche da tester per tutti i video che devo pubblicare, e comunque avere una certa priorità quando avete delle richieste o delle domande da fare, o dovete proporre qualcosa nei commenti o fare delle domande. Insomma, se avete delle domande o qualsiasi cosa da dire, commenti qui sotto, parliamone, e sappiate che sono in arrivo, o meglio, torneranno finalmente, le magliette, le felpe, le tazze e così via. Lo so, non sono state disponibili per più di un anno, ma ho avuto una serie di piccoli problemi, diciamo, inerenti soprattutto al prezzo troppo alto per una qualità troppo bassa. Speriamo di riuscire ad andare meglio stavolta. Arriveranno presto, così come l'abbonamento che non è ancora disponibile mentre registro il video, ma arriverà presto.